doveva essere martedì scorso, ma con un po' di ritardo, come al solito, in casa Lazio ci siamo per un rinnovo importantissimo per i biancocelesti. Ciao a tutti da Vittorio, benvenuti sul mio canale dove parliamo ogni giorno di Lazio. La mattina con Good Morning Lazio, dove vi aggiorno brevemente su tutte le notizie principali che riguardano la prima squadra capitale, alle 2 con un approfondimento e di solito alle 5 con un altro contenuto sempre sulla Lazio o sul mondo del calcio. Oggi parliamo di una notizia positiva che era nell'aria, anche se con la Lazio sapete bene che quando si tratta di rinnovi, anche quando si dice che è vicino, poi succedono delle brutte sorprese e quindi bisogna sempre aver paura. Ma la notizia è che Ivan Provedel e la Lazio hanno trovato l'accordo per il prolungamento e l'adeguamento del contratto del portiere biancoceleste. Secondo i giornali doveva essere martedì scorso, ma per problemi tecnici l'appuntamento è stato slittato a ieri e quindi ieri sera la Lazio e Provedel, l'agente di Provedel, hanno trovato l'accordo per prolungare il contratto. Provedel allungherà di un anno il contratto che era in scadenza il 30 giugno 2027 e scadrà adesso nel 2028, ma soprattutto avrà un adeguamento importante perché il portiere, che vi ricorderete tutti, arrivò dallo Spezia, aveva lo stipendio più basso di i titolari della Lazio, inferiore anche a Isaksen. Questo perché ovviamente Provedel, ve lo ricorderete, arrivò alla Lazio come teoricamente secondo portiere, doveva fare il vice a Luis Maximiliano, portiere preso dalla Spagna di cui si parlava benissimo e come vi ricorderete le cose non sono andate benissimo per il portiere che è tornato in Spagna e attualmente è ultimo in classifica. Provedel è venuto alla Lazio perché sapeva che si sarebbe giocato il posto, partiva dietro, ma sapeva che Sarri lo stimava, che aveva fortemente voluto Provedel e quindi ha accettato uno stipendio basso, sapendo che si sarebbe giocato il posto da titolare. E poi, una volta diventato titolare e guadagnato anche la nazionale, Provedel ha chiesto l'adeguamento di contratto. Ecco, non ci dimentichiamo che Provedel è arrivato alla Lazio e con la maglia biancoceleste ha conquistato un posto in nazionale. Secondo me, visto anche il rendimento non all'altezza di Donnarumma e il calo di forma di vicario, Provedel potrebbe anche lottare per il posto da titolare in nazionale, ma questo è un altro discorso. L'accordo è stato raggiunto, 2 milioni annui per il portiere biancoceleste che resta a Roma fino al 2028. Questo è un passo importante perché è vero, domenica Provedel ci è costato 3 punti, però parliamo di un portiere che nei 2 anni alla Lazio, un anno e mezzo, ha sicuramente fatto benissimo. Pensiamo ai tanti interventi miracolosi di Provedel, oltre all'indimenticabile gol in Champions League contro l'Atletico Madrid. Insomma, Provedel è un titolare indiscusso, uno dei migliori della rosa. È vero, quest'anno anche lui forse ha avuto un piccolo calo in alcune partite, però parliamo sicuramente di uno dei migliori portieri della Serie A e quindi questo è un rinnovo importante. Però a questo rinnovo devono seguire gli altri. Sappiamo che la situazione di Felipe Anderson è la più complicata. Il brasiliano ha il contratto che scade questo giugno e quindi è già libero di trovare accordi con altre squadre. Sappiamo che la Juventus ci ha fatto un pensierino, ma poi al momento di stringere ha offerto molto di meno di quanto si augurava il brasiliano e quindi Felipe Anderson è un po' nel limbo, aspetta altre proposte, la Lazio la sua l'ha già messa sul tavolo, vedremo se ci saranno nuovi aggiornamenti sulla vicenda Felipe Anderson. Felipe Anderson che sicuramente ha creato un po' di dibattito, no? Voi rinnovereste il contratto a Felipe Anderson? Scrivetelo nei commenti qua sotto. E aspetta anche di discutere il rinnovo Mattia Zaccagni, perché non ci dimentichiamo che Lotito aveva promesso il rinnovo e l'adeguamento a Zaccagni. Zaccagni che si augurava a febbraio di incontrare la Lazio per discutere il rinnovo. Siamo a fine febbraio e questa riunione non c'è ancora stata. Questo non è un bellissimo segnale, perché sappiamo che l'agente di Zaccagni ha già in più modi attaccato la società Lazio dicendo che Lotito non ha mantenuto le promesse. Vediamo se Zaccagni resterà alla Lazio. Nelle ultime settimane c'è stato un forte interessamento della Juventus che avrebbe deciso di cambiare obiettivo, lasciare Felipe Anderson e puntare su Zaccagni. È vero che Zaccagni però ha contratto
fino all'anno prossimo, e quindi se quest'estate la Juve volesse veramente il giocatore, dovrebbe pagare il cartellino alla Lazio. Lazio che però, bisogna anche ricordare che se non troverà l'accordo con Zaccagni, è costretta a cedere l'esterno d'attacco biancoceleste quest'estate per non perderlo poi a zero. Insomma, vedremo come andrà. Per adesso c'è il rinnovo di Provedel, speriamo che a breve ci sia anche un incontro per rinnovare il contratto a Zaccagni. E poi vedremo, perché sono tanti i giocatori che stanno aspettando la chiamata della società per discutere il rinnovo del contratto. Voi che ne dite di Provedel? Scrivetelo nei commenti qua sotto e noi ci rivediamo dopo un altro video. Grazie ragazzi.